Ho visto KSI pubblicare le robe che ha trovato sul suo Discord. Poi sul letto con sta tipa con le calze col piede davanti. Vuol dire che ti trovi un altro lavoro. E invece nel film fanno vedere che la spaccia. Io credo di aver reso un servizio completo alla fine. Sì, della... sì, sì, però senza piedi. Non me ne frega un cazzo di passaggiarti i piedi. Non importa chi sei, non importa cosa hai da offrire. No! Ho visto un film favoloso. C'era... Nonostante l'accento bresciano ci sono ancora tantissimi errori. Gesù è on fire quest'uomo. Se non sbaglio, la canzone che tu hai portato quando sei andato a Sanremo era una canzone che tu avevi scritto 10 anni prima. Quella è Supercalifrigida, che non ho potuto ovviamente portare a Sanremo. Correggete il mio italiano. Succede che negli anni io ho sempre ripescato un po' di pezzi vecchi. In realtà, Michelle, il mio album, per metà sono pezzi vecchi. Perché il mio ragionamento è stato: queste canzoni che sono state forti ai tempi, le conoscono poche persone, perché ai tempi poteva arrivare a poche persone. Magari ha senso andarle a ripescare, sia perché voglio mettere insieme un album e quindi mi servono i pezzi, non ho tutto questo tempo adesso, e sia perché vorrei provare a valorizzarle. Però Supercalifrigida è uscita prima dell'album. Cosa è successo con Supercalifrigida? Io ho sempre avuto la sensazione che quel pezzo fosse veramente tanto forte. Ma veramente tanto. Tant'è che quando ogni tanto tiravo fuori qualche vecchia canzone dal cilindro, pensavo sempre a Supercalifrigida e subito dopo mi dicevo: io non ho ancora trovato il produttore che secondo me la riesce a valorizzare, quindi preferisco tenerla nel cassetto. Stavate parlando di me? Succede che un giorno, totalmente a caso, Facebook, un amico produttore posta una canzone di un produttore che conosceva lui, dicendo: questo ragazzo quante gioie ci regala, ascolto questa produzione, era figa, vado sul suo SoundCloud, c'erano 3 produzioni, tutte bellissime, gli scrivo, lui mi dice: guarda, mandami questa a cappella, vediamo se riesco a fare qualcosa. Gliela mando la sera, lui il giorno dopo me la manda esattamente come la conosciamo. Anche perché ha avuto la lungimiranza di dire: qua è talmente tutto denso di rime, di voce, che io devo essere super minimale. Quindi ci ha messo 4 suoni in croce. Ed è nata per questo motivo. Ed è stata, mi fa sorridere quando ci penso, perché ai tempi, cioè quando ero più ragazzino, tutte le volte che scrivevo, non so se sta cosa capita anche a te, ma tutte le volte che scrivi una roba che ti piace, pensi: minchia, questa roba più potente che ho mai scritto in vita mia. Credo che tutti quelli che scrivono c'hanno quei momenti dove: cazzo, questo è una hit. Mi fa sorridere riguardarmi indietro riguardo questa canzone, perché è stata l'unica volta in cui ho detto: questa è una bomba, ho aspettato 10 anni, ma valeva la pena aspettare 10 anni, perché in realtà quella è la canzone che mi ha fatto licenziare, cioè mi sono licenziato volutamente, non che mi hanno licenziato per via di quella canzone. È la canzone grazie alla quale ho deciso poi di abbandonare il lavoro che facevo e ho continuato a fare quello che faccio tuttora. Correggete il mio italiano. So che è stata questa canzone, però cos'è che ti ha fatto dire: mi butto dal palazzo? Perché sappiamo, è un'industria difficile ed è sempre una sfida. Potresti essere il prossimo Eminem, ma non è detto che vada bene, tra virgolette. Ma tu lo sai che io e Eminem siamo nati il 17 ottobre? Cazzo! Io, Eminem, Fabri Fibra e Wycliffe Jean. E io e Fabri Fibra siamo nati. Dico questa cosa perché in realtà il giorno che lo incontrerò gli devo di solo questo, poi me ne vado. Ma siamo nati a 100 km di distanza, a 10 anni esatti di distanza, venerdì 17 ottobre, 86-76. Cioè io devo dire solo questo, a Fibra, poi mi tolgo dal cazzo. Questo. Correggete il mio italiano. Noi siamo cresciuti con l'idea del rap che è qualcosa di mediamente giovane. Ma quelli che erano giovani stanno invecchiando, stiamo tutti invecchiando. Vero? Quindi il pubblico ci sarà anche dopo. Il pubblico ci sarà sempre. Ci saranno ragazzini che ascolteranno adesso la drill, tra 2 anni sarà un'altra cosa. Però i vecchi come me, vecchi ci tra molte virgolette, ancora Nas, Busta Rhymes, e ci saranno eccetera. E cercheranno comunque quello che conoscono o che preferiscono.
Quindi, perché anch'io ho fatto spesso sto ragionamento, dico cazzo, ho 36-37 anni, voglio dire, ma il ragazzino di 16 anni, ma anche nella mia community, community, ho un ragazzino di 14 anni che fa dei beat, che dico vabbè, ma tu è che mi spari in diretta. Però penso pure, è un'altra generazione, lui ha la sua fetta di generazione, di stessa fascia d'età, sì. Io ho la mia stessa fascia d'età che sta crescendo, quelli che erano ragazzini prima, me compreso, stanno crescendo, cioè comunque i Fibra, i Marrakesh, sì, continuano ad avere pubblico perché quelli che erano prima il loro pubblico stanno crescendo con loro. Vero. Quindi è verissimo che se senti di volerlo fare, non aspettare, anche perché, non voglio andare troppo nel drammatico, però frate, non sappiamo quando finirà per tutti. Sì. Quindi aspetta, ma fino a una certa, cioè se senti che lo vuoi fare, buttati, tanto che c'è da perdere. Che altro ce la fa? Voglio dire. Correggete il mio italiano. Io adesso sono abbastanza della parrocchia che la perfezione ci ha rotto il cazzo. Merito dei social, merito della tecnologia che è avanzata, merito del fatto che chiunque adesso con un cellulare riesce a fare delle robe migliori di qualsiasi genere rispetto a quelle che facevamo 10 anni fa. Sì. In studio, ma parlando di fotografia, parlando di... Assolutamente. Quindi ormai abbiamo capito che la qualità si è alzata e ci siamo anche abituati. Sì. Ma tu lo vedi anche, la cosa di cui me ne sono accorto molto, soprattutto dalle fotografie, perché ricordo il primo periodo di Facebook e dei social, tutte le fotografie mega editate le guardavi tipo minchia che bomba. Sì, adesso una fotografia mega editata, ma manco la guardi, cioè ste pelli piallate, perché comunque ci siamo assuefatti. Perciò tornare alla roba più grezza, che però dici cazzo, cioè riesco a sentirlo quello che ci hai messo dentro, quello adesso secondo me fa una grossa differenza. Io adesso ho delle nozioni di fisica quantistica che se mi fossi detto, cioè se dicessi a me del passato di qualche anno fa, tu un giorno saprai che cos'è l'entropia. Dico, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, mica posso andare all'università o comprarmi libri. Cioè, adesso c'è tutto. Vai. Vado io? Vai. correggete il mio italiano. Allora, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa. Cosa? Ma la persona cercata, ovviamente, era lui. No, qua voglio sapere di più. Aspetta, vai giù. Top. Un singolarissimo episodio è avvenuto in Turchia, dove un uomo ubriaco, dato per disperso, si è unito alle ricerche per la sua scomparsa, senza rendersi conto che la persona cercata era proprio lui. Il cinquantenne, qua ti rendo vina, Beyan Mutlu, avrebbe capito che i soccorritori stavano cercando lui solamente dopo aver sentito urlare il suo nome. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'uomo si trovava in un locale insieme a degli amici, poi è sparito. Non vedendolo tornare, i suoi compagni hanno allertato i soccorsi. Così è partita una squadra di ricerca, alla quale in un secondo momento si sarebbe unito anche l'uomo scomparso, che all'udire del proprio nome avrebbe urlato "sono qui". Sì, però wow. Mi chiedo, cioè il gruppo di soccorso lo cercava solo sapendo il nome, cioè non avevano una foto, nessuno si è accorto che era lui fisicamente. Cioè anche gli altri non è che erano proprio dei luminari. Cioè perché davvero, in effetti, cioè, ma poi, cioè, non devono passare tipo minimo 24 ore per andare a cercare una persona scomparsa, cioè... Anche. La polizia non si dovrebbe neanche... Ma era con la polizia? Mi sa di no, mi sa che era un gruppo di... Ah, ne sa, dateci un gruppo di ubriachi. Io pensavo che qua c'era qualcuno di ufficiale. Eh no, signori, abbiamo perso il signor... dobbiamo cercarlo. No, sarà stato un gruppo di ubriaconi. Correggete il mio italiano. Vai, posso rispondergli? Assolutamente! Allora, no, la roba di Twitch è nata per un'esigenza di me che volevo essere il più onesto possibile, spiegare alle poche persone a cui sarebbe fregato perché ero sparito, e dopo tanti ragionamenti e test che avevo fatto, diverse piattaforme, avevo pensato Patreon in forma scritta, così con una serie di post, bla bla bla,
Poi ho pensato, ma secondo me sto veramente, ci sto pensando troppo. Ma quando... con le altre ci hai proprio sperimentato o le hai solo studiate? No, no, le ho solo studiate. Ok. Ho solo studiate. Okay. Patreon non ho mai postato il profilo, ma non ho mai postato niente. Ok. Sì, 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 ho studiato, studiato, studiato. E poi non ricordo esattamente da dove mi è arrivata sta cosa. Ma anche perché Twitch lo conoscevo, però come tutti quelli che lo conoscono, ma lo conoscono da lontano, lo vedi con diffidenza. Perché è una roba gaming, tutte ste cose, pop-up qua, emoji strane. Sì. Quindi le poche volte che mi c'ero interfacciato, dicevo no, non è assolutamente roba per me. E poi, forse un po' perché... Oddio, eravamo post... sì, post pandemia, perché era quest'anno, a marzo di quest'anno, quindi comunque era andato forte durante la pandemia. La roba delle dirette in generale. Sì, assolutamente. Quindi ho detto, questa mi sembra la piattaforma per eccellenza, cioè perlomeno al momento era ancora la piattaforma per eccellenza. E Instagram mi stava pesantemente sul cazzo, perché è stato proprio il mio motivo di ansia più forte nel periodo del ghosting, ma non per Instagram in sé, ma perché era il social di punta in quel momento. E quindi tutto quello che succedeva e non succedeva al mio profilo lì per me era motivo di ansia devastante, quindi non mi sono minimamente sentito in grado di interfacciarmi lì e di fare magari una diretta su Instagram. Ok. Anche perché su Instagram comunque avevo il fardello di avere quei 20.000 follower. Sì. E c'era comunque un pubblico lì. Invece vado su Twitch dove già faccio una scrematura, perché se tu ti prendi la briga di venire lì significa che sei interessato. Invece magari su Instagram so che tanta gente passerà, però poi passerà oltre, mi prende male. Ai tempi pensai, perché vedo che non gliene frega un cazzo a nessuno. Sì, vedere gente che entra, esce, entra, esatto. Esce, entra, esce, vai perché sei interessato. Esatto. E quindi mi sono fatto coraggio, ho detto, mi faccio sta live, l'ho annunciata su Instagram, doveva essere per... cioè su Instagram ho annunciato che avrei fatto la live, doveva essere di 2 ore, durata 6, perché io mi sono fatto sto pippone di monologo, preso malissimo per diversi motivi, in cui spiegavo tutte le cose, ma soprattutto preso male perché non avevo mai fatto... cioè non avevo minimamente pensato che mi sarei trovato a casa mia da solo sul divano a parlare con il mio iPhone, perché dall'altra parte comunque c'erano delle persone che erano venute lì per ascoltare e quindi nemmeno scrivevano, perciò parlavo con una chat piatta, vedevo che c'erano persone e lì per lì mi sono proprio dovuto far venire questo coraggio, dopodiché inizia a carburare, loro iniziano a interagire e altre 4 ore ce le siamo fatte così. E poi è scattata quella roba che inizialmente ho visto come positiva e che tuttora lo è, che però è un attimo che scavalla in negativa, adesso ti direi quasi di la parte negativa di codipendenza barra proprio di dipendenza che ti fa partire il sistema Twitch, ma proprio anche Twitch come social, come è concepito, perché comunque è l'unico social dove se tu non sei in live non esisti. Perché comunque i tuoi contenuti spariscono dopo un mese e quindi devi sempre produrre, non puoi lasciare delle robe lì. E soprattutto funziona sullo streamare tanto, è il motivo per cui adesso me ne sono andato da Twitch per streamare su YouTube appena inizierò. Sì, che è un po' più tranquillo. Sì, e soprattutto che perché ti dà modo hai, di... non hai quell'obbligo del... ma ti dà modo anche corri, di corri, spaziare corri. Nei contenuti, perché hai gli shorts, perché hai contenuti lunghi che sono sempre stati video... è anche un tipo di pubblico più istruito che sta lì, si guarda il contenuto, ti commenta, cioè crea un altro tipo di community, soprattutto non ti crea quest'urgenza di dire io devo stare quasi tutti i giorni a streamare quelle 2, 3, 4, 5 ore, che dopo un po' diventa veramente pesante. Però la community che mi ha fatto costruire Twitch non me l'ha fatta costruire nient'altro. Correggete, correggete il mio italiano! Che se sei abbastanza, ma non so nemmeno se è una skill che devi avere, ma col fatto che sono contenuti così lunghi live, è veramente difficile che tu sia costruito, perché quanto puoi resistere? Cioè, a meno che non sei un attore, frate, dopo un'ora, due ore, cioè diventi per forza te stesso, ti casca la maschera, sia dell'imbarazzo, E poi chi riesce a memorizzarsi 4 ore di materiale per fare dei ma assolutamente. Quindi a una certa, ovvio, come hai detto te, devi essere te stesso per riuscire ad andare avanti. Questa cosa mi ha fatto fare anche pace. Io parlo con la bocca piena, se non è un problema. Vai tranquillo. Mi ha fatto fare anche pace con un'idea che avevo e che in realtà
mi aveva messo in testa la community di YouTube, okay. Perché prima di andare su Twitch, di nuovo, facendo il ragionamento, dov'è che mi conoscono di meno, dov'è che ho meno community, in modo da avere meno ansia da prestazione. Ok. YouTube, dove comunque avevo più numeri, sì, rispetto a tutti gli altri social, ma YouTube non lo vedono come un social. Quello che volevo, sì, fare io era fare un post proprio, perché su YouTube puoi pure fare post, sì, non lo sa, sì, quasi, sì, nessuno. E sì, quindi puoi pubblicare un post foto che lo guarderanno 5 persone. E parlando con loro, loro mi hanno messo in testa quest'idea del noi siamo curiosi di conoscere te. Cioè, nel senso, vorremmo sapere perché scrivi le cose che scrivi, e non lo vorremmo per forza sapere con te che ce lo spieghi, ma anche semplicemente sentendoti parlare, vedendo come ragioni, riuscire a fare il match tra ha scritto sta roba super cruda, super velenosa, super emotiva, è questo tipo di persona, cazzo, adesso capisco, oppure capisco che non è questo tipo di persona e quindi questa roba è tutta inventata della canzone. E quindi mi hanno fatto venire in mente che forse dopo aver provato a costruire, fare, perché durante il periodo major, poco prima e poco dopo, cercavo di tenere molto degli argini che delineassero il mio personaggio, scelto da me, però sì, voglio rimanere incanalato. Sì. Ho detto, ho fallito da quel punto di vista, mi sono portato a casa un sacco di stress, fammi giocare la carta di Michelle, vediamo che succede. Cioè, di sicuro Michelle non mi pesa farlo, sì, ma non è che ci sia differenza tra Michelle e Mudimbi. Però dico, vado veramente più nudo possibile e stando in live, chiacchierando, ti faccio davvero vedere chi sono e, sì, come sono. E effettivamente questo poi, anche rilanciandolo sugli altri social, ha premiato, perché mi rendo conto che arriva veramente questa cosa. Io adesso sto provando. Sì. Correggete, correggete il mio italiano. No, ma è verissima questa cosa. È verissima. Poi è anche vero che questa cosa ha creato dei mostri, perché a una certa tutti adesso si sentono capaci di essere l'idolo di qualcuno. Però, cioè, nel senso, ma discorso banale, cioè parlare di social mi sembra sempre banale, perché ormai sono discorsi che facciamo da anni, sì, eh. Sì, però sì, comunque sono ancora una realtà, quindi ha senso parlarne. Cioè, sappiamo tutti che il social ha semplicemente dato una finestra sulla vita di gente che esisteva pure prima e si comportava in quella maniera pure prima, solo che prima tu non li vedevi, adesso li vedi. Sì. Puoi comunque sempre skippare, puoi comunque sempre fregarti. Magari quattro persone a cui interessa la loro vita c'è, e quindi bella per loro. Mi dispiace solo quando diventa tossico, in primis per te che stai creando il contenuto, sì, il rapporto con il social, perché spesso rischia davvero di diventare quello che tu usi per colmare delle lacune personali che, sì, hai, che abbiamo tutti, che, certo, abbiamo tutti. Però diciamo che inizi a valutare il tuo successo personale, delle cose quotidiane che fai, in base ai like anziché alla tua soddisfazione personale. Per questo che intendi, questo è quello che intendi quando dici tossico. Anche. Allora, secondo me, nel momento in cui, cioè, se io ti togliessi i social, sì, tu ti sentiresti ancora la persona che sei? Non chiedo a te, chiedo in generale. No, certo. Cioè, io mi farei la domanda, se mi togliessero i social, mi sentirei ancora la persona che sono? Sta domanda è molto ampia, cioè nel senso, quanto sono a posto con me stesso, quanto sento di valere, o c'è questo bisogno costante, perché poi è ovvio che tutti quanti basano l'opinione che hanno di loro stessi anche di riflesso a quello che ti arriva dagli altri, è che si sta andando verso le micro community. Ok. E che è una cosa ottima. Infatti, mentre ti sentivo dire io tornerei indietro, allora ammetto il fascino della cosa, anche perché non ho mai venduto i miei dischi dal baule, anche perché non avevo una macchina ai tempi e adesso comunque ho solo una bicicletta, quindi non riuscirei comunque. Dovrei tipo noleggiare un Enjoy, la carico di dischi. Beh, però noi possiamo adesso cumulare il vecchio col nuovo. Quindi una semplice scheda col QR code lo vendi. Ah, perfetto, dici tu. Ti puoi semplificare. Basta la vita. Basta una tasca. Esatto, perfetto. Esatto.
entro fine dell'anno mi troverete da qualche parte a cercare di vendervi QR code, sappiatelo. Correggete il mio italiano. Dicevi appunto del micro community, il fascino di vendere dal baule. Però pensavo che io attualmente, allo stato attuale delle cose, sì, sono felicissimo dei social finché riesco a fare quello che voglio fare. Poi okay, mi rendo conto che è un attimo che prendano una deriva sbagliata e che me la possa tornare a vivere male. Però attualmente, legandomi appunto a questo discorso delle micro community, tutto il discorso Discord, tutto si sta creando, e soprattutto per il fatto che Discord cioè ho una vaga idea di cosa sia. Ah, ok. Ho visto KSI pubblicare le robe che ha trovato sul suo Discord, ma sono ancora lì che mi chiedo: cos'è? È tipo allora, un... molto semplicemente è una rielaborazione di quello che era il forum prima. Ok. È un forum moderno. Un forum 2.0, okay, dove tu hai anche la chat vocale. E quindi poi chiacchierare, è nato per i gamers, perciò okay, tu ti incontravi, sì, nei vari server Discord, che sì, ne so, quello lo sapevo, Call of Duty, ma lì chi vuole giocare, chi è online, sono io, chat vocale, intanto chiacchieri, accendi la play e inizi a giocare. Ok. Però poi anche questo, esattamente come Twitch, che è nato per il gaming, si è iniziato ad espandere e attualmente anch'io ho il mio server Mudimbi con tutta la mia community lì dentro, che anche in questo momento starà facendo qualcosa, perché poi si conoscono tra loro, certo, si scambiano cose, tu puoi creare tutte le... lì si chiamano le categorie e non mi ricordo l'altro nome, però in pratica puoi creare tutte varie sezioni infinite. Io ad esempio ne ho una dove chiunque può mettere la musica che fa e io ogni tanto passo lì, ascolto, do dei feedback, ma anche tra di loro li figo, stimolo, li spingo perlomeno a conoscersi, a scambiare roba. Figo. E ci consigliamo libri, ci consigliamo film, cioè qualsiasi cosa. Come quando mi è venuta in mente un'idea, dico cazzo, sarebbe figo parlare di questo, parlare di quello, ti crei la tua categoria e vai lì libero. Però... il paradiso del Kikomori. Sì. Sì, e questo fa appunto il paio con il periodo storico in cui siamo, dove mai come adesso, ma probabilmente più andiamo avanti e più sarà così, il rapporto tra il creator, chiamiamolo, perché sì, vale per il musicista ma anche per il fotografo, assolutamente, il creator e il proprio pubblico è fottutamente diretto. Questo discorso di micro community secondo me è un po' a metà tra quello del baule che dicevi e tutta questa invasione social, perché comunque non ci staccheremo da internet, no, però no, abbiamo veramente bisogno di tornare a qualcosa di un po' più umano e qualcosa un po' meno generale, generalista, di sì, ci sono io in mezzo a altre migliaia di persone, sì, no, saremo meno, saremo 100, saremo 1000, non saremo 80 milioni, però frate, cioè io vedo gente che fa cose molto più appaganti anche dal punto di vista economico, con community piccole e con numeri piccoli rispetto a gente che ha più numeri ma poi non li riesce a convertire nel mondo reale, perché avere 100 milioni di follower non vuol dire niente se in nessun modo questo numero si converte in soldi per le bollette, cioè vuol dire che devi trovare un altro lavoro, sei bravissimo, 100% numeri, ragione, però. Quindi cioè non voglio sembrare quello troppo veniale, ma tanto dobbiamo mangiare tutti, no e è vero, cerchiamo è di vero, unire le due cose, quello che amo fare e pagare la bolletta. Nel momento in cui ti rendi conto che determinate cose non si convertono, dici ma perché cosa lo sto facendo? Di nuovo per i like e per i commenti. Ma se vado da McDonald's e gli dico dammi un panino, ti pago con i like, quello mi sputa nel panino. Ma che... perciò cioè sì, a una certa basta sta cosa, le devo pompare i numeri, pare chissà dove devi arrivare. Correggete il mio italiano. Frate, è lunga come discorso. È lunga. Io personalmente non mi fido di Zuckerberg. Ma guarda, nemmeno Zuckerberg si fida di Zuckerberg. Nemmeno mi sa che cazzo sta facendo. Anche perché c'ha avuto un tracollo in borsa qualche settimana fa, male. Proprio perché si è lanciato troppo su sto metaverso. Esatto. Sì. E perché era fiducioso come tantissimi altri che non ci saremmo mai ripresi dal.
dal lockdown, cioè nel senso che sto attaccamento a tutto quello che è social, che è altra dimensione, chiamiamola così, non ce ne saremmo mai staccati, però a quanto pare la gente ancora c'ha voglia di uscire di casa. Per fortuna. Allora, io l'ho sempre trovato interessante da quando ne ho sentito parlare. Non ho ancora capito come dovrebbe funzionare, cioè nel senso so come funziona, ma non lo vedo appetibile per nessuno, cioè se non per chi va lì a speculare, esattamente come tutto quello che è cripto, NFT, sì. Però la persona che non ha degli interessi, per quale motivo dovrebbe? E una cosa molto interessante che ho sentito da Wesa durante un'intervista che ha fatto, è un filosofo, un ragazzo di Bologna che seguo su YouTube, ha fatto questi intervista, partecipato a questo podcast, e il primo problema che lui si è posto è stato proprio quello giustamente dell'hardware, dicendo non riesco a capire come si possa pretendere di spostare la vita in un metaverso quando tu mi stai dicendo di dover tenere un mascherone per 12, 14, 16 ore. Cioè è tutto più complesso che tirare fuori un telefono, scrollare, sì, chiudere e ci rivediamo dopo. Cioè, quindi anche da quel punto di vista non saprei. Ci vedo del potenziale, purtroppo non ci vedo. Cioè ci vedo prima il potenziale negativo. Secondo nel me metaverso. Siamo ancora troppo collegati alla realtà. Sì, però ti ho detto, cioè non è ancora, penso che non sia perché, cioè oddio, probabilmente siamo attaccati alla realtà, voglio pensare positivo. Ma finché, cioè il vero test sarà quando troveranno un modo di renderlo davvero appetibile e fruibile. E che dici, cazzo bro, è talmente facile andarci, è talmente bello è starci. È a livello di chiudere gli occhi e sei in un universo. Cioè però non riesco a capire. Quando arriva quando uguale alla realtà, cioè così deve essere come questa realtà. Esatto, cioè, esatto. Se dove, no. Portare il livello a... Il giorno che dovesse arrivare a quel livello, io ho il terrore per l'intero pianeta. Non ritorno. Però bisogna ammetterlo, quando uno gioca col fuoco, prima o poi si brucia. Che vuoi dire? Ma che non si va a fare un massaggio ai piedi alla nuova moglie di Marcello su Wallace? Secondo te non hai esagerato? Beh, Antoine probabilmente non si aspettava che lui reagisse come ha fatto, ma doveva pure aspettarsi una reazione. Ma era un massaggio ai piedi, non è niente. Io lo faccio sempre a mia madre. No, e mettere le mani in modo intimo sulla nuova moglie di Marcello su Wallace. Voglio dire, è così grave come se gliel'avesse leccata? No. È lo stesso fottuto campo da gioco. Oh, aspetta, fermo lì. Leccargliela una troia e farle un massaggio ai piedi non è esattamente la stessa cosa. Non lo è, ma è lo stesso campo da gioco. Non è neanche lo stesso campo da gioco, cazzo. Ora senti, forse il tuo metodo di massaggio è diverso dal mio, ma sai, toccare i piedi di sua moglie e infilare la lingua nel più sacro dei suoi buchi non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato e non è nemmeno lo stesso sport. Guarda, il massaggio ai piedi non significa un cazzo. Ma tu l'hai mai fatto un massaggio ai piedi? Non venirmi a parlare di massaggi ai piedi perché io sono un maestro di piedi massaggiati. E ne hai fatti molti. Cazzo, ha una tecnica che levati, niente solletico, niente di niente. A un uomo glielo faresti un massaggio ai piedi? Vaffanculo. La prima cosa che direi io è... Io non farei un cazzo di massaggio ai piedi, ma neanche a Megan Fox. Ti faccio un massaggio con l'olio curato, da bene dappertutto. Non me ne frega un cazzo di massaggiarti i piedi, non importa chi sei, non importa cosa hai da offrire. No! Ah, per me nel senso no. Tu faresti un massaggio, ma senza sì, piedi. Sì, faccio un cazzo di massaggio con i controcazzi, ma piedi no, neanche con la mancia. Ma no, sei no, tipo no. Fobico, ti fanno... No, cioè non trovo un particolare disgusto a vedere i piedi delle persone o robe così, ma... Cioè, non lo so, cioè... Non hai mai fatto un massaggio ai piedi? No, ho fatto... Ho fatto da... Esatto, no. E nemmeno ricevuto. Dove stai indicato? No, ho fatto dalla caviglia fino alla testa alla tipa. Ma non sono... I piedi non glieli ho passati. Che strano. Cioè, che strano, nel senso... Cioè, che ci sono, avrei fatto servizio completo. Io credo di aver reso un servizio completo alla fine. Sì, della... sì, però senza piedi. Ok. Vai, dimmi come la vedi te. Sui piedi in generale, sui piedi riguardo in generale a... al o film. Il concetto del No, sui piedi, nel film non c'è un cazzo. No, il
film è una perla, merita, cavolo. Ti chiedo un ultimo refill. Vai, assolutamente. Top, tra l'altro questo mi sa che è un piano sequenza. Sì, questo era un piano sequenza. Sì, assolutamente. E a proposito di piano sequenza, se non l'avete ancora visto, vi consiglio Athena, che è uscito a fine dicembre su Netflix. Ok. Però dovrebbe essere un film indipendente francese, che poi hanno pubblicato anche su Netflix. È meraviglioso. Non vi voglio... Athena, esatto, Atene in francese. Vi consiglio solo di guardarlo in lingua, perché merita, non ha lunghi dialoghi, cioè è un film molto più visivo, e la prima scena, un piano sequenza, non l'ho cronometrata, ma credo, non ti vorrei dire una cazzata, credo un quarto d'ora o giù di lì, ma c'ha dei piani sequenza sempre infiniti, ma con cose pericolosissime che succedono, c'è anche un dietro le quinte meraviglioso da vedere, perché fanno proprio vedere come l'hanno realizzato, ma sono delle robe... da pazzi nel senso che lì c'era gente che rischiava continuamente, parla di rivolte tra delle case popolari e la polizia per vedere un omicidio che c'è stato e non esce fuori il colpevole, okay. E praticamente questi delle case popolari si difendono non avendo le armi con i fuochi d'artificio veri, e quindi sti cazzo di cameraman dovevano stare lì in mezzo con le camere, con sti cazzo di fuochi d'artificio che gli passavano a fianco. Un delirio, quindi ve lo straconsiglio anche solo per il primo piano sequenza. Io ho visto la prima scena, dopo 3 minuti parte il delirio, cioè inizia il piano sequenza con calma, dal minuto 3 inizia un delirio che non mi sono più riuscito ad alzare dalla sedia. Francesi, sì, assolutamente sì. E riguardo i piedi, cosa... Allora, una volta avevo il feticismo del piede, anzi dei piedi, tutti e due, non è che avevo delle preferenze. No, solo quello sinistro. E adesso mi è abbastanza scesa negli anni, però comunque mi rendo conto che un massaggio ai piedi lo chiamerò Boomerang da ora in poi. Hai presente la scena? Il film Boomerang con Eddie Murphy, che ogni tipa da cui lui va tira sulle coperte per guardare i piedi e controlla se i piedi sono per... Regia, ci servono risposte. Perché il film Boomerang di Eddie Murphy. Cioè magari me lo sono perso. No, ma probabilmente c'hai ragione te, che in italiano si chiama qualcos'altro. Perché Coming to America sarebbe Il principe cerca moglie. Esatto. Il principe delle donne. Ah, me lo ricordo. Ok. Perché infatti avevo in mente una scena di lui sul letto con sta tipa con le calze, col piede davanti. Però non ricordo a quale film. Ok, Il principe delle donne. Come traducevano male i titoli una volta. Mia. Il principe delle donne si chiama Boomerang. Ma sai quanti film io non ho guardato per anni perché ero convinto dal titolo che fosse una merda. Tipo Se mi lasci ti cancello, quello The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Che capisco che non era proprio semplicissimo per l'italiano nel 2000 con sto titolo. Però Se mi lasci di cancello pensavo fosse una roba di Muccino, cose del genere. Quindi dico, ma che cazzo me ne frega? Porca vacca. E quindi ti dicevo, no, però il piede riconosco un valore sia erotico ma anche solo a livello di piacere. Cioè il piede è l'unica parte che soffre tutto il giorno. Cioè quindi nel momento in cui gli vai a dare un po' di sollievo mi rendo conto. Poi anche solo per il fatto di riflessologia plantare. Cioè effettivamente anche gente che te lo fa con cognizione di causa, già partendo dai piedi riesce a sbloccarti robe. Quindi mi rendo conto che abbia un potenziale. Poi ti dico, non sono troppo appassionato, però anch'io so fare dei bei massaggi ai piedi. Correggete il mio italiano. Ho visto un film favoloso, c'era Zac Efron, ok? Sì. Musical. No! Tratto da una storia vera. No, ci ho messo 10 anni a farmelo stare simpatico quest'uomo, ma dopo questo film ha ottenuto il 100% del mio rispetto anche come attore. No. Allora, mi sembra di sì. La guerra in Vietnam, ok? C'è una storia... Guerra in Vietnam. Questo qua vive a Brooklyn, okay? Tutti i suoi amici si sono arruolati e sono andati a fare i militari in Vietnam. Ok. Sto qua ha avuto che idea brillante. Ah, cazzo, ma vado a portargli le birre.
Sto qua si è carica... Storia vera. Sto qua si è caricato la valigia piena di birre. Lui lavorava già sulle navi dove faceva boiler room o qualcosa, dove... quando metti... Ah, spalava il carbone. Spalava okay, il carbone, okay. Esatto. Ormai sono cose antiche per sì, noi sì, quasi. Sì, comunque ha fatto Ted Bundy, te lo confermo. Sì, sì. E niente, è salito su questa nave... È arrivato in Vietnam. Cioè, lui è andato in Vietnam a portare le birre. Le birre ai suoi amici. Ma solo con uno zaccio. In trincea. Ma quante birre? Caldissime. Tante. Caldissime. Ed era. Sì, sì, sì. L'hanno ripetuto ennesime volta nel film. Sono calde. Però, cazzo, sto qua arriva. Sto qua arriva, scende dalla nave, va a cercare la polizia militare americana, fa ciao, sto cercando i miei amici, bla bla bla. Oh, ha dovuto fingersi CIA per riuscire ad arrivare. Minchia, però, perché non credo che ti facciano arrivare. Però io mi sono guardato questo intero film, okay, non sapendo che era una storia vera, per arrivare ai crediti finali di vedere la foto di lui in trincea con questa borsa di birre a dargli ai suoi amici. Pensate... Sono e come rimasto. Si chiama? The Beer Run. Cerca la traduzione. The Beer Run. La corsa della birra, sì. In italiano come... Magari l'hanno lasciata uguale, non lo so. Possibile. Ultimamente stanno lasciando qualche roba uguale. Si sono rassegnati. Ma raga, pensate... il film che deve uscire dell'orso che ha trovato 30 kg di cocaina. Eh? Si chiama cocaino. Ah, o se, allora, io non ho neanche visto il trailer né niente, ho visto solo il titolo e un poster, ho visto Cocaine Bear e io sono lì tipo... Sai, è una storia vera? Sì, è una storia vera, però l'hanno fatta, cioè... L'hanno un po' ridicolizzata? La storia vera è che questo orso ha trovato tipo questi 30 kg nascosti di cocaina che erano lì da un botto, un cartello... Certo... Ed è morto, e quindi hanno trovato un orso gigante, morto, okay. E non capivano perché okay. Pieno di sacchi. E invece nel film fanno vedere che la spaccia. Ma su cosa vertono le domande? Non le ho scritte io. Di qualsiasi e roba no, cioè no, chi l'ha scritte? L'ha scritte lui. Cioè, ma che cazzo, no, vai tranquillo, vacca vinto, vacca vinto, bro. Ti dico solo quello, vacca vinto, quindi vai tranquillo. Sono contento per lui. Correggete il mio italiano. Qual è la squadra sportiva più ricca al mondo? I Dallas Cowboys, New York Yankees o i Los Angeles Lakers? I Lakers. Dallas Cowboy. Io nemmeno so che sport fanno. Football americano. Ah. Quale atleta ha guadagnato di più nel 2022? Naomi Osaka, Serena Williams, Simone Biles. A Simone Biles. Ma non si era ritirata Simone Biles? Vabbè, ho detto Simone Biles. Se l'ho detto. No, è Naomi Osaka. Che non so chi sia. Che no, io seriamente non so chi è Naomi Osaka. Ok. Quale piattaforma streaming musicale paga di più per un singolo streaming? Ma non devi dirlo! Io so che non vale questa. Quindi Spotify. Sono stato zitto, non ho detto ancora niente. Qual erano? Tidal. Ah, manca, avevo sentito. Ok. È quello di Jay-Z. Quello di Jay-Z. È esatto. Quello di Jay-Z, è quello di Jay-Z. Vai. Qual è la nazione più visitata al mondo per il turismo? USA, Spagna o Francia? Spagna. Vabbè. Ah sì. Suggerisci meglio. Francia. Qual è la bevanda più venduta al mondo? Fanta, Pepsi o Francia? No. Fanta, Pepsi. Fanta, Pepsi o Coca-Cola? Ah, ho battuto. No. Sicuro? Sì, sì, sì. Coca-Cola, se non è giusta, ma com'è, me ne vado. Sbagliato, Francia. Qual è il marchio di macchine più venduta al mondo? Fiat, BMW o Toyota? Toyota. Lo sapevo, perché ho fatto il meccanico 10 anni. È Giappone, Sì. Giappone. Qual è lo sport più praticato dalle donne al mondo? Basket, calcio o pallavolo? Pallavolo? Sì. Qual è la città più grande al mondo? Los Angeles, Mosca o... Chong...
Chong. Cosa, Jasmine o questa? Oh, dov'è che sta Chong Wing Wing? In Giappone. Oh, non lo so io. Qual è la discoteca più grande d'Italia? Il Papete, Baia Imperiale o il Number One? De Bressa, Number One! Sì? Pensate. Adesso ho capito niente. Perché il tipo su TikTok. Ciao ragazzi, benvenuti al Number One! Qual è l'artista che ho ascoltato su Spotify? Bad Bunny, Ariana Grande o Eminem? Bad Bunny per 3 anni consecutivi. No, Eminem è 14esimo. Ormai è sceso. Lo so, ho fatto la mia ricerca ieri. Eminem è 14esimo. No, Bad Bunny non so se lo sapevo. Però sì, che Eminem era sceso l'avevo visto poco fa. Sapevo che è stato Ed Sheeran per tanto. Bad Bunny 3 anni consecutivi ormai, 3 anni consecutivi, ma le hit più grosse di Bad Bunny erano più di 3 anni fa, o sbaglio? Sì, 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 da mo che c'è. Ha voglia. Dove si trova il grattacielo più alto al mondo? New York, Los Angeles o Dubai? Dubai. Il Burj Khalifa. Sì. Ah, giusto. Il cugino di Wiz. Che cazzo. Qual è la nazione più popolata al mondo? USA, Cina o India? India. No. China. Scommettevo India. China. Allora credo che tra un po' la supererà. Perché avevo letto qualcosa un po' di tempo India fa sull'India. India è al secondo. Ah, ancora la Cina. Ok, ok. Chi ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2022? Alex Bialyatsky, Michelle Obama, Donald Trump. Beh, Donald Trump non lo è di sicuro. Ma te non premi più? Sto provando a pensare. No. Che fake. Vai, prego. Allora, chi l'ha vinto? Come che è il primo? Arias Bialas. Quello, ok. Esattamente. Qual è il gestore telefonico più usato al mondo? Vodafone, Airtel, China Mobile o China Mobile? Beh, sarà China Mobile. Sì. Cina. Spero. Ma dove? No, a livello poi non lo so, magari c'hanno una pronuncia diversa, esatto. Che ne so. Da dove viene Selma Hayek? Messico, Argentina, Brasile. Selma, io ti adoro. Io credo Selma Hayek dovrebbe essere Messico. Sì, sì, sì. No, sì, se sì. Sbagliavo questa sì, ci rimanevo sì, male. Sì, quella lì. Selma Hayek allora, ti è la mia futura sugar mommy. Dal tramonto all'alba. Anche 007. C'è una tipa che fa il balletto col serpente, col boa sul tavolo. Super Weekend a Bamboccioni. È la moglie di Adam Sandler in Weekend a Bamboccioni. No, non ce l'ho presente. È una bella donna. Molto bella. Sì, 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 è un'attrice. Tu devi sapere solo quello. È stata... Non quanto è buona. Ci stavo per dare misure di reggiseno. Allora, non so, bro, è stata una delle ragazze di uno dei film di James Bond. Quindi le Bond girls sono di fama proprio. È diventata famosa per quello, ma è anche un'ottima attrice. Il film Ti ammazzo il bodyguard con Samuel Jackson. Anche lì lei è la moglie latina pazza. Selma, we love you. Vabbè, dove è nato il fondatore di Playboy, Hugh Hefner? Chicago, Los Angeles o New York? New York. No, frate, minchia, Chicago, mi riesci a sbagliare. Oh, che cazzo, non è che... Non le ho memorizzate, figa, non lo so. Quanti anni ha Donald Trump? 81, 71, 76. 76. Ma c'è un punteggio di tutta sta roba? Sì, ah, okay. Sì. Ci sono i panini che saltano fuori. Okay, ci sono i panini che saltano fuori. Quale
delle pussy cat dolls fatto da giudice X Factor. Nicole America, ovviamente, X Factor America. Nicole Melody o Ashley? Beh, l'unica Nicole Melody non era nome e cognome della stessa. No, sono tre nomi. Frate, io non so i nomi di nessuno. Nicole Scherzinger. Ah. Vabbè, la mora comunque. Don't c'è. Don't c'è. Se mi dicevi i colori di capelli, te lo sapevo dire. Questo ci ha messo i nomi. È la frontliner, è la migliore di tutte. Le altre credo che nessuno sappia i nomi delle altre. Ma manco di quella, cioè ti sembra che qualcuno no, li sapesse? Poi è stata artista individuale almeno. Quindi allora. Nicole Scherzinger. Non conosce nessuno Nicole. Vabbè, quale città ha più abitanti? Milano, Parigi o Torino? Parigi. Sì. Per quale squadra gioca Lionel Messi? Barcellona, Paris Saint-Germain, AC Milan. Barcellona! No, Paris Saint-Germain. E le pure scritte, fra. Vedi perché ho detto che cazzo! No, Fabio. Cioè, almeno per lo sport e per la dignità. Dovrei vincere io. Impari, dai, non se ne ricordava manco uno. Correggete il mio italiano. È stato un piacere averti qua. Mi sono davvero divertito. E bro, quest'anno voglio musica nuova. Come hai detto te stesso altrove, voglio vedere musica nuova. Voglio che spacchi i culi, perché davvero, bro, c'hai dei tecnicismi, degli incastri che sono veramente fighi. E grazie mille. Do your fucking thing, come diciamo in America. Grazie do mille. Your thing. Non me ne frega un cazzo di passaggiarti i piedi, non importa chi sei, non importa cosa hai da offrire. No! Visto un film favoloso, c'era Zac Efron. Correggete il mio italiano, perché nonostante l'accento bresciano ci sono ancora tantissimi errori. Gesù è on fire quest'uomo.